Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi inizio a piedino bello, che va un po' meglio. Mercoledì si va in ospedale a fare l'ultima vista e speriamo che mi dicano che tutto a posto, posso fare riabilitazione. E intanto che sto un po' a sedere e fare lavoretti piccoli, presentiamo la nuova Talaria. TL4000. Max, cosa hai fatto? Stai lì, bravo, fa vedere anche Max. E però non so se fare la recensione della nuova Talaria del TL4000 o di questa bellissima cassettiera della USAG nuova, anche questa. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Il piede. In questa Talaria qui, il cliente ci ha chiesto anche modifica porta targa, quindi andrà eliminato il suo porta targa originale, e le frecce, con le frecce molto più piccoline rispetto alle sue, che sono più larghe. Quindi adesso chiamo qualcuno perché me la faccio tirare fuori, io da solo purtroppo non ce la faccio, e andiamo avanti. Scatolone, posso scavare anch'io. Visto che ho anche a disposizione questo bellissimo treppiede nuovo made Bosch, so perché non sapevo che la Bosch faceva i treppiedi, però bazza, proviamo anche questo. E qui ovviamente c'è la ruota davanti. Esatto. Ta-da. Via. Ok, di nuovo rispetto alla 3000 dovrebbe avere i dischi diversi e, se mi ricordo bene, dovrebbe averli più grandi. Questi saranno, mi sembra che sono da 220, invece la 3000 ce li ha da 200, sempre che non mi sbaglio, però non mi dovrei sbagliare. Esatto, perché sto guardando l'attacco della forcella alla pinza e mi sembra più lungo, giustamente. Posto. Ok, mi ha messo sul cavalletto, questa è una figata perché arriva, si alza un casino, quindi via questo. Poi dopo con le cinghie la tiriamo, la si può, questo è comodo che agganciamo, perché qui il pavimento non è stabilissimo, quindi così e così. Ecco, questo si deve capottare tutto adesso per andare giù. Prima si porta in appoggio. Quando si monta questo qui, non so se si riesce a vedere, dovete guardare che quando vanno in appoggio tutte le viti, lo spazio che c'è qui di sotto deve essere uguale allo spazio che c'è qui di sopra, perché vedo tante volte la gente che stringe da una parte e poi stringe dall'altra, solo che di qua va quasi in appoggio e qua c'è un sacco di spazio. Se fate così e non lasciate lo stesso spazio più o meno da qua a qua, questo qui tende a spaccarsi. Quindi ok, allora adesso montiamo la ruota davanti. Quindi perno, suo dado, un po' di grasso,
rugola e i distanziali. E anche questi sono fatti bene perché hanno l'OR, quindi vanno a isolare e proteggere il cuscinetto. Poi mettiamo un po' di grassettino, che non gli fa mai male, una pellicolina leggera leggera, tanto poi dopo dentro non si sporca, però va bene, rimane lubrificato per quando va cavato e messo. Adesso, siccome ovviamente una spinge in giù, vediamo se riesco da solo a montarlo. Ok, ok, perfetto. Poi il suo dado dall'altra parte, che va a impacchettare. Queste sono impacchettate tutte? Sì, ah ok. Allora si stringe ovviamente prima il dado e poi dopo si stringono le quattro brugole qua sotto. Anche questo non serve tirarlo tanto, perché serve solo che impacchetti il tutto, tanto dopo ci sono le brugole qua sotto che tengono ferma la forcella. Quindi quando inizia a essere duro, un pelino di più e basta. Tanto che faccio riposare il piede perché inizio a sentirlo, la talare inizia a prendere forma. Adesso andiamo. Ok, quindi visto che il cliente ha chiesto le freccettine piccoline, perché le sue sono queste qui, non sono brutte neanche le sue, però sono un po' grandi e non piacciono, le voglio piccoline, solo che bisogna smontare tutta la freccia, il filo passa da qua sotto, va sotto il blocchetto delle chiavi e si infilano qui, questi due qui, questi qui è della freccia mi sembra di destra e questi di sinistra o viceversa, vabbè, poi lo vediamo dopo, quindi devo staccare. Però vediamo, questo qui per dire quello che vi dicevo, se vedete il buco è troppo grande e la freccia si infila dentro, quindi se io ci vado a mettere la sua rondellina col dado non tirerebbe niente. Quindi adesso sentiamo, vediamo come fare, si potrebbe mettere una rondella che va in appoggio qui più grande del buco, che però da vedere fa schifo, quindi adesso vediamo un attimo, semmai chiamiamo il cliente, cioè chiamiamo il mio amico che è il venditore della talaria, chiama lui, si arrangia lui, io adesso gli sto dando giusto una mano perché non ho niente da fare e mi passo un po' il tempo. Cagare. Allora, questa è la freccia aftermarket tuning best sound found system. Il problema è che il buco è più grande e questa non ci va, anche se ci metto il dado qui lei non tira. Ok, rieccoci tornati, siamo andati a pappare. Allora, visto che i fili delle frecce aftermarket sono due staccati, abbiamo messo la guaina termorestringente, abbiamo fatto così, è quasi uguale alle originali. Poi il problema che c'era prima abbiamo risolto con una rondellina verniciata di nero e così non si vede niente, quindi adesso proseguiamo anche con quell'altra, montiamo il tutto e vediamo il risultato. Ok, finito, montate, quindi direi che non stanno neanche malissimo, pensavo peggio. Quindi prossimo step, dobbiamo cambiare, perché praticamente questo è originale, che c'è sto pezzo qui con il fanale, lo stop e le frecce che vanno qui, e poi di qui ci andrebbe il portatargo originale che continua avanti e viene giù di qua. Questo qui viene cavato e viene messo portatarga aftermarket con il suo fanale e le freccettine piccoline, quindi, e viene attaccato direttamente,
non viene modificato nulla, si usano sempre gli attacchi originali, viene attaccato direttamente qua sotto e praticamente la targa dopo verrà qui. Quindi adesso bisogna smontare. Per poter smontare questo bisogna smontare tutto il telaietto di dietro, cavare la sella e dopo ci si arriva a tutte le viti. Comunque adesso lo facciamo. Ok, quindi smontate le 6 viti del telaietto, stacchiamo. Quando ho cercato di tirare via i cavettini, se sono duri che non vengono, usate le pinzettine, prendeteli direttamente di qua, perché sennò rischiate che si stacca il filo e vi tocca risaldargli degli altri. Quindi adesso abbiamo in mano dietro, noi dobbiamo cavare tutto questo blocco qua, che è un telaietto in ferro che arriva dal di qua, qua in fondo. Ok, allora vai, fermo qui. Questo è il primo pezzo cavato. Allentare, vabbè, per cavare tutto questo telaietto si svita questo, questo, questo e questo, però tocca allentare, cavare anche questo di plastica, che sotto ci sono le viti della sella, perché i cavi passano tra il telaietto principale e la sella. Ok, vedete, io ho smontato il telaietto che viene via, vengono via i due cavi delle frecce, ma quello dove c'è lo spinotto non passa, quindi bisogna smontare anche questo copri di plastica qui, e sotto ci sono le viti che tengono tirate la sella. Queste due qui di questo bisogna cavare per forza. Poi adesso io sono da solo, vediamo, non facciamo cadere niente. Se si alza così, si tira su, si dovrebbe passare anche lo spinotto. Ok, sì, si deve, lo sforzate un attimo così, senza tirare troppo perché state tirando nelle viti di qua, e lo spinotto si riesce a passare così. Tutto questo non serve più. Adesso mi sistemo un po' meglio, che sono meno traballante, e montiamo il resto. GoPro arresta video. Ok, così sono un po' più stabile. Quindi iniziamo a guardare un po' come ho messo questo coso qui. Ok, quindi quella apposta per attalare ti danno già la vite più lunga da mettere qua, che praticamente questo va infilato qui così sotto, queste tre viti qui ci vanno qui, qui e qui, e questi due qui prendono sotto praticamente così. E la vite più lunga, perché la sua originale qui non prende più, ci vuole, ti danno già la vite più lunga da avvitare qua. Ora abbiamo l'attacco del lume che ti danno con gli attacchi diversi, perché di là c'è lo spinotto a 3, il suo originale c'ha lo spinotto così. Ok, allora per non rovinare niente mettiamo il suo originale. Adesso andiamo a mettere le due viti e rimaniamo il suo impianto originale. Poi in questo portatarga qui andiamo a montare le freccettine piccole, e sarà da fare la prolunga del filo, perché l'originale ha il filo più lungo, quindi andremo a fare anche la... Ok, questo è il lavoro che abbiamo fatto. Praticamente questo è pezzo della freccia originale tagliato e messo le due femmine, così si attacca l'aftermarket. E qualora tu vuoi montare di nuovo le frecce originali, basta che metti due maschi nel taglio della freccia e puoi riprendere il filo originale. Allora rimontiamo tutto. Alla fine questo conviene smontarlo, perché facciamo prima a ributtare su
li cavi. Si alza e si fa passare qua sotto. Ok. Comunque alla fine se svitate anche questi due qui e cavate la sella, fate prima. Questo va fatto passare dentro questo di qui così e poi vanno rinvitate le due viti originali e qua quella più lunga in dotazione con il porta geppetto e il porta targa, che questa. Allora la farei passare di qua e vediamo se così non... Invece di fare passare tutti di qua, la voglio far passare di qua. Devi farla passare qui sotto, ci sta senza schiacciarsi. Azza! Perfetto. Allora. Due. Ok, adesso monto tutto. Tutto quanto, visto i fili qua li avete fatti vedere, dopo devono passare di qua perché il coso è a sinistra nella moto. E per ricordarvi i fili delle frecce, sinistra e destra, la sinistra è quella col più arancione, arancione rosso, rosso sinistra. Quello con il più azzurro, destra, Forza Italia. Allora, montato tutto, le tre viti, qui quella più lunga in dotazione col porta targa, le due da 10 qui, le 4 qua. Poi se per caso la prendete e la usate stargata per girare nei campi, questo attacco qui ci va la luce dietro, fatta apposta. Quindi adesso i cavi devono sbucare di qua, andiamo, ci spostiamo di qua e montiamo. Ok, poi come al solito prima di montare tutto controlliamo, quindi batteria attaccata, chiama la corrente, abbiamo le chiavi, freccia di sinistra va a sinistra anche davanti, freccia di destra va. Ok, montato. E questo è il risultato. Dopo ovviamente questo va messo come cavolo vi pare, per legge mi sembra che è così più o meno. E via. Adesso procediamo a montare display, collegare tutte le viti, sensori, cazzo sdatto, e poi l'accendiamo e vediamo un po'. Ok, allora le fasce che tengono il display vanno a coprire la centratura con le tacchette del manubrio, quindi adesso che l'ho abbassata impostiamo un attimo il manubrio così non lo centriamo, perché se monto questo poi non vedo la centratura. Direi che per la mia impostazione media più o meno non è né troppo avanti né troppo indietro, ti tiene le braccia a posto, lo stringiamo così. Ok. Possiamo montare il display. Cavo, lo facciamo passare davanti, è più bellino. Troviamo le sue vitine, dovrebbero essere. Dove ha messo le sue vitine?
Ok, allora, questo del display e quello del display è questo. Freccia con freccia. E difatti si è infilato subito. Poi freno, questo è attaccato, il gas è quello verde, questo sensore freno di dietro, quello rosso. Ok, ridiamo corrente, giriamo chiave, aspetta che l'alziamo un attimo, che non voglio che mi parta la... Allora, altra cosa importante, perché magari non tutti leggono le istruzioni giustamente, siccome questa ha la trasmissione primaria a bagno d'olio, anche se è elettrica, comunque la trasmissione dall'albero motore, diciamo, dall'albero principale che va al pignone dietro, c'è l'olio, è a bagno d'olio. E ovviamente c'ha lo sfiato di sopra, per quando va in pressione che arriva fino qua su, e quando ti arriva, siccome per il viaggio si vede che se la rovesciano o cosa farò riuscire l'olio, c'è questo coso qui, e questo coso qui bisogna cavarlo. Per cavarlo bisogna staccare questo, sfilarlo o sfilare il tubo di qua, adesso vedo quale mi è più comodo, e poi dopo l'accendiamo e vediamo il display nuovo, che sono curioso. Ok, accendiamo in diretta. Qua riflesso, ok. Allora, qua rispetto alla 3000, la TL4000 ha cambiato questo, che è molto più figo perché è molto più piccolino rispetto a quell'altro largo, con le frecce e il clacson qua sotto, molto meglio. Luci alte, luci basse, che lui ha solo una luce, infatti. Nella 3000, siccome tu quando giri la chiave le luci si accendono in automatico, per recuperare un po' di luce, perché ti porta via in una carica piena di batteria circa l'8%, hanno calcolato, nelle 3000 cosa si faceva? Si montava un interruttore a parte per poter accendere e spegnere la luce. Qui si usa, siccome non ha luci alte e luci basse, si fa una modifica allo spinotto sotto, e questo qui diventa l'interruttore per accendere e spegnere le luci, mentre il pulsante qui cambia da eco a sport, vedete, eco sport, mentre prima c'era un tastone grande eco sport. E anche direi il display è molto più figo, vediamo qua cosa cambia se spingo, qui non cambia niente, andiamo su e giù, cambio cazzo, c'è. Allora, qua c'è sempre il tastino start, ready, forse, ok, 71% qua della batteria, funziona. Ovviamente, essendo omologata stradale, lei arriva che fai 45 all'ora, come gli scooter cinquantini, se voi li comprate nuovi fanno i 50 all'ora perché c'hanno i fermi. Anche questa sempre sotto responsabilità del cliente, se lo vuole sbloccare c'è il modo di sbloccarla, far andare di più, però la responsabilità del cliente non è di chi te la vende. Come con gli scooter, se tu cavi fermi la responsabilità non è del meccanico, ma te lo sei fatto tu a casa, quindi a posto così. Allora, volevo vedere più o meno come funzionava il display. Ci sono due frecce, una su e una giù, e qua non cambia un cazzo. Quindi, ok, My Vehicle, bisogna tenere premuto questo e si cambia. Non so se si vedrà o non si vedrà. My Vehicle, Screen Display, Luminosità, Orologio, Unicentric Meter Imperiali, linguaggio inglese cinese, ruote 19-17, GR, oddio questo non so cos'è, motor match, star matching, SV, Subaru SV,
Ok, ah, praticamente qui My Vehicle ti dà tutti i dati, quindi se io premo qui, vado, seleziono My Vehicle, spingo ok, ah no, niente, non fa niente, quindi velocità massima 87, ma se fai 45 ti dà i milliampere totali della batteria. Però potevano farlo che non ritorna in automatico, ma rimane qui finché non decido io. Runtime 03, chilometri 0, cicli della batteria. Vabbè, qui ti dà un po' di informazioni medie della Talaria. E niente, adesso questa funziona. Vediamo se io tengo premuto questo, cosa fa? Niente, se tengo premuto questo. Ah, allora, se tieni su quella premuta, quella di sopra, azzera i chilometri parziali. Quindi adesso vediamo un po' il problema. Ok, c'hanno 200 metri e dai. Ok, praticamente il display della 3000, i chilometri parziali, quando tu giravi la chiave e riaprivi, si azzeravano. Vediamo se questa qui, se hanno fatti bravi e l'hanno migliorata. Allora, adesso 200 metri, spegniamo, riaccendiamo, trip 02, perfetto. Ok, allora questo l'hanno sistemato. Sì, alla fine dai, il display è molto più bellino così, un po' più nuovo, diciamo, tecnologico. E niente, qua c'hai questi qui, da dove cambi? Da questo? Ah, ok, quindi con le frecce su e giù, qui se non tieni premuto, cambi il KERS, diciamo, cioè il freno motore 1, così non c'è freno motore, così è in primo, 2, 3, 4, così è al massimo quando cavi il gas. Frena al massimo. Direi che a sto punto abbiamo montato tutto, chiamato tutto, è rimasto montare le pedaline, giustamente. Allora, altra, diciamo, chicca della Talaria, chicca comodità, non lo so, praticamente il pignone è sullo stesso perno, cioè sullo stesso perno, è staccato, non è attaccato, però è sulla stessa linea di dove lavora il forcellone. Quindi la catena adesso è lenta, non c'è bisogno, come nelle moto da cross, che quando non c'è peso sopra bisogna lasciarla più lenta, perché quando l'ammortizzatore va a lavorare va a tirare la catena. Questo per avere il perno del pignone sullo stesso asse del perno che lavora il forcellone, voi la catena la tirate una volta e che va bene. E lei non cambia mai la tensione, rimane sempre uguale perché la sua distanza è sempre quella. Adesso montiamo le pedane e via. Allora, ovviamente mi sa che mi tocca. Eh sì, porca miseria, su sto cavalletto non ci sta. Ah, però se faccio così, la tiro lenta, lei arriva a un certo punto e si ferma, giustamente. Ok, allora qua sbucano Talaria TL 4000, anche questa è una 4000, no? Questa è un'altra 4000, sempre da consegnare, e l'hanno voluta così customizzare con questi kit di adesivi. Opla. E adesso anche qui c'è da fare il lavoro di smontare tutto, cavare il portatarga originale e montare il portatarga Racing. Quindi, tanto che qua il distributore Talaria Romagna mia alleggeriamo qua. alleggerisce tutto, e fa i vari cosi, i controlli di elettronica, fa gli sbloccaggi, sbloccaggio del freno, perché allora se stacchi il sensore. Allora, dicevamo, se tu, perché lei è originale, se tu tiri il freno, stacca il gas in automatico, anche se glielo stai dando, e
per chi va un pelino in moto sa che è scomodissimo, che te come tocchi il freno ti cava tutta la potenza. Quindi se tu stacchi il sensore del freno, lei va uguale, ma perdi lo stop. Invece facendo una modifica qua sotto, non so quale pistolino, riesci a tenere attaccato, non perdi lo stop e comunque quando freni non toglie il gas. Poi questo è il sensore di antiribaltamento, che anche questo lo caviamo, perché sennò se la pieghi troppo si tende a staccare il gas ed è rischio anche quando impenni, penso, non so. Nient'altro, quindi adesso ci mettiamo dietro a questa a fare lo stesso lavoro. Così, ecco, adesso vi faccio vedere le differenze. Così è portatarga Racing e così è originale. E poi qua ovviamente ci andrebbe ancora un'altra prolunga per la targa. Niente, procediamo. Abbiamo finito. Questa è una con le varie modifiche, porta, freccettine, aftermarket, e questa è l'altra con la sua modifichina, porta targa modello enduro, tac, modello stradale, tac, la stringi così, così è Racing. Posto, non posso testarla perché col piede messo così non le testo, e se capita quando sono a posto che arriva un'altra, il mio amico ne vende un'altra, testeremo la nuova. Quando ce l'avrò disponibile potrei riuscire a fare un video che facciamo un confronto, la TL3000 contro la TL4000. Poi se no adesso, prima di montare il video, mi metto lì, guardo tutte le caratteristiche della TL3000 e tutte le caratteristiche della TL4000, vi posso fare due confronti, che comunque una c'ha il motore da 3 kW, 6 kW di spicco, la TL4000 c'ha 4 kW, 8 kW di spicco, la 4000 c'ha anche la batteria più grossa da più ampere, e niente, altre cose mi sembra di no. Ah sì, c'ha il porta. Oltre ad avere i dischi più grandi da 220 invece che da 200, c'ha il paradisco posteriore in ferro, non in plastica. Il resto praticamente è molto simile. Cambiano un po' le regolazioni delle forcelle, che la 3000 da enduro, quella che costa di più delle TL3000, aveva le regolazioni più manuali, invece questa c'ha col cacciavite. Però del resto tutte e due si possono regolare sia sopra che sotto. Ruote sempre 19-19 e basta. Nient'altro, ci vediamo alla prossima.